Presidente, un appuntamento che si rinnova, addirittura la 10ª edizione. Quali sono le particolarità che caratterizzeranno questo evento, cioè la 10ª edizione di Mondo Donna? E allora, quest'anno c'è una novità: essendo il decennale, abbiamo istituito un premio speciale che un mio amico, ne faccio pure il nome, Franco Perdiz, ha stabilito il nome. Mi ha detto: perché non lo chiamiamo Oscar? Così nacque allora il premio, simpaticamente, e in cui diamo un riconoscimento a 3 persone già premiate e 2 che sono state, definiamole non fuori classe, 2 persone che sicuramente hanno fatto qualcosa di eccezionale, per cui il loro quotidiano è stato apprezzato in tutta Italia. Ecco, quello di premiare le donne è un giusto riconoscimento e forse ce ne sono sempre troppo pochi a livello nazionale. Ma questa è stata una mia idea nel 2014, quando Cettina Scaffidi, allora assessore al Comune di Capotorlando, organizzava il mese in rosa. Quindi era il mese di marzo e mi venne l'idea di proporre questa manifestazione. Devo dire che Cettina la sposò in pieno e quindi allora si faceva a marzo. Da un po' di anni abbiamo pensato che forse anche abbiamo tratto l'opportunità da un fatto negativo, dalla pandemia. Abbiamo spostato all'aperto questa manifestazione e in un periodo piacevole dal punto di vista climatico, ma forse un pochettino problematico perché le premiate delle volte hanno problemi per raggiungere Capotorlando. Comunque devo dire che quest'anno abbiamo, anticipo, 2 premiate che vengono da Roma e una che viene da Milano e altre che vengono da tutte le parti della Sicilia. Abbiamo dei bei nomi. Ecco, un resoconto di quest'estate, un anno particolare per la Prologo, la nuova sede, tante iniziative, insomma è stata un'estate molto impegnativa per voi. E certamente, noi abbiamo preso l'impegno quest'estate con noi stessi di dare una mano d'aiuto, non voglio dire al sindaco e all'amministrazione, ma alla comunità, perché noi riteniamo di dover incidere nella nostra comunità. E quindi cerchiamo di impegnarci. Se ci conosci tutti, non siamo giovani, ma sicuramente come spirito sicuramente sì, e c'è stato l'impegno da parte di tutti, per esempio nella manifestazione che si svolge tutte le domeniche. Siamo tornati a fare il cinema sotto le stelle, che era una cosa che a quei tempi organizzavo da assessore con il buonissimo, ottimo amico Enrico Caruso, che mi dava veramente una grandissima mano d'aiuto. Adesso abbiamo ripercorso questa strada, però abbiamo trovato tante difficoltà perché la gente vede l'atto finale della manifestazione, quello che c'è nel backstage, quello che c'è dietro, tutta la preparazione, tutta la fatica, non la conosce e quindi delle volte non apprezza appieno quello che è l'impegno di un'associazione. Non solo questa manifestazione, abbiamo fatto altre manifestazioni impegnative, a cominciare da Limunaria, che non mi ha visto presente per motivi di salute, però sono sbrigato alla grande tutto il mio direttivo, a cominciare da Franco Perdiz, Conopolova, Lorella, Terri, Stancampiano, Maiorca, tutti.